casa per caso. Ogni giorno mettiamo alla prova la vostra italianità. Pronto? Sì, buongiorno signora, stiamo facendo un sondaggio. Sì. Ha sentito della preside del liceo artistico di Pistoia? No. Allora, praticamente, dovendo traslocare in un altro istituto, frequentato solo da maschi, pretende una divisione tra i sessi. Quindi questa preside vuole ingressi separati per le sue femminucce. Cosa pensa lei della divisione tra i sessi a scuola? Ma, senta, io non sono d'accordo. Comunque, questa domanda mi sta facendo lei mi sembra una grande presa di giro. Comunque... E quindi lei cosa pensa nel 2012 di una notizia del genere? Che mi sembra una stronzata. Così lei tanto. Quando andava a scuola c'era divisione tra... Sì, ho 65 anni, sicché c'era, sì. C'era, quindi c'erano ingressi separati, i maschietti da una parte e no. Le femminucce, no? No, gli ingressi no. Divisione? Tra i sessi, male, sì. Male. Già hanno paura i maschi delle femmine. Ecco, lei sta dicendo una cosa intelligente, eh? Che divide i sessi? Io, mi potrebbe dire anche a me che sono Pinocchio, se divido sessi. Ma mi sembra semplicemente anacronistico, finché c'è stato perché c'erano i maschili e i femminili, poi le hanno mescolate dappertutto. Però nello stesso tempo posso immaginare, non so, bisognerebbe capire quali sono le ragioni apportate. Ma senta, non siamo nel Medioevo, Lei ai suoi tempi aveva la divisione? No, assolutamente. E come mai questa preside, secondo lei, ha deciso di fare questa cosa, scusi? Guardi, mi lascia senza parole, non lo so. Da cosa devono difendersi ste donne, scusi, ste ragazze? No, assolutamente, ma che cos'è questa novità? Quindi lei è propensa alla mescolanza, no? Ma certo, ecco. Ma perché no? E certo, alla promiscuità anche un po'. Ma no, promiscuità no. È lì che la volevo. Pronto, chi è? Cosa pensa lei della divisione tra i sessi a scuola? No, a me non mi interessano perché non c'è nulla. Classi separate, maschi da una parte e femmine dall'altra. Però a me non mi interessano. Lei quando andava a scuola c'erano classi separate? Quando andavo io a scuola, i femmini, i maschi con i maschi. Ho capito, quindi lei è d'accordo allora ad un ritorno della separazione tra i sessi? Sì, d'accordo, sì. Ah, sì? Perché è imbracato tutto il mondo, maschio e femmine. Sì, tutto il mondo è imbracato. Ma da cosa, signora, scusi? Da cosa è imbrattato il mondo, scusi? Perché io non sto conoscendo niente, né la mamma con la figlia, né i maschi con i femmini. Lei come ha incontrato suo marito, però? Figlio vecchio, già, tengo 80 anni, figlio. Ma l'ha incontrata a scuola suo marito? No, l'hanno trovata a scuola. Me l'hanno portato i genitori. Gliel'hanno portato proprio lì in casa, direttamente? I genitori. Però le ragazze di oggi magari non hanno la sua stessa fortuna. Ma i ragazzi di oggi sono i femmini che vanno a trovare l'uomo, non l'uomo i femmini. A casa per caso. Ogni giorno mettiamo alla prova la vostra italianità.